A posto, allora, registrando. 3, 2, 1. Chi è mo? Sono io. T'ho visto che sei lì, che vuoi? Ma che stai a fa? Sto registrando, che sto a fare andando davanti da alla solo? telecamera? Vedi qualcun altro dentro questa E stanza? ho capito, ma ho visto il post su Facebook che devi registrare, a sto punto dai, poi registriamo insieme, no? Perché si allarga questo? Vabbè, però basta che si spieghiamo, perché siamo già in due, poi non vorrei che entrasse qualcun altro, che sa, porca c'è quest'altra, dai, sta Perché scusa, pure. registrare senza di me? Ma chi è Paul? Ma sei Tua una filippina con cugina! sti capelli. Ma è tua Mi cugina! cugino, lo sapevo che era mia cugina questa. Vabbè, registriamo. Registriamo. Registriamo, vabbè. Ciao ragazzi. Bella ragazzi, è Ma bento. perché cazzo sei andato avanti? Perché sono il più importante, ok? Già state qui che rompete i coglioni. Ah Ah, no! scusate, vi do le spalle, ragazzi. Oggi siamo qui con questo. Potete danzare anche voi. Ah, perché grazie. ci sei rimasti male. Oggi siamo qui. Quanto sei bassa, però? Sistemiamo poi in fase di montaggio, ma basso tanto non cedo. Con questo nuovo fact time in compagnia di gente particolare, dei cugini di campagna. Di campagna. Oddio, siamo in campagna. Zinga. Comunque, vi lascio qui sotto in descrizione, come al solito, tutti i miei social, ma anche i loro, quindi Instagram e Instagram. Perché sono Instagram. due social separati, cioè il nome è lo stesso, però in realtà non sono loro. Come al solito, anche oggi saluteremo perché siamo in tre, che si sa, Vabbè. della Santa Trinità è il numero perfetto. Esatto. Infatti, non per niente, Divina Commedia, di Dante. Non mi dimmi Vabbè. cazzate. Per cui vi ricordo anche di commentare qui sotto a questo fact per essere salutati nel prossimo fact, ma intanto salutiamo Andrea Guliano, Ciao Ciao. Andrea. Daniel Gallipoli, Ciao Ciao. Daniel. Stefano De Michelis. Ciao Ciao. Stefano. Scarica telecamera. Ciao telecamera. Claudia Rapinesi, lo sapeva già. No, ciao Ok, ciao Ciao. Claudia. Mattia Mazzoldi. Ciao Mattia. Ciao Mattia. Leonardo Sforza. Ciao Ciao. Leonardo, non ti sforza troppo. Cazzetto. Asia Cola Francesco. Ciao Ciao. Asia. Francesco Principe. Ciao Ciao. Francesco. E Luca Parrella. Ciao, sono Ciao finiti, Luca. meno Ciao male. Nel prossimo saluteremo anche qualcun altro. Qualcun altro. Detto questo, direi che possiamo partire anche con le domande, perché del Volendo resto è un però, video in cui eh. si rispondono alle domande, chi non lo sa, non lo sappia. Signori, la prima domanda ce la fa Giorgio Agrello, che ci chiede: con quale celebrità, non solo del mondo del calcio, vorresti Dai. passare una giornata se ne avessi l'opportunità? Comincio io, con quale celebrità? Non Sì, però lo fatti so. sentire, scandisci la E non lo so! parola. Ma non ti incazzare, devi scandire, non ti devi incazzare. No, io invece passerei una giornata con Ariana Grande, che comunque non se ne accorgerebbe nessuno, eh. Sicuramente non No. andiamo in giro con Ariana durante il giorno. Cioè, non pensate male, però tutta la testa tagliata. Lui è basso, io sono alto e Ariana è figa. Cioè, tutta una correlazione di fatti che ci portano a riflettere sull'esistenza pagante di un essere umano. Volendo anche no. Ecco, per l'appunto, Carlotta Marina Agostini, in arte Noxer, ci chiede: Iscrivetevi a Noxer. Quanta droga assumete al giorno? Tanta. No, io anche se non sembra pochissima, solo che io sono Loro. così naturale, quello è il Sì, ma problema. loro assumono la droga che produco io. Cioè, questa è la Sta al cosa. centro dell'attenzione, fa di tutto. Ale, devo solo fare una domanda. Dimmi. Ci sei o ci fai? No, perché se lo chiedono in molti da casa, soprattutto Antonio Volpicelli che ci ha fatto la domanda. Alessio Musetti mi chiede: in classe tua ci sono trope e fortunatamente è tutto pulito. Non ci stanno maschi in classe mia. Sono maschi? No. Minchia, vero? Sì, so, faccio moda, ma che vuoi che ci sta? Ah, ho capito, sono froci. Penso che ci sono froci. Poi a caso. Cioè, in realtà ce ne sta uno, però spero che non veda mai sto video perché dico che è frocio, Ok, benissimo, vabbè. Lei non sa che questa parte resterà nel video. Luca Uggiano ha capito proprio tutto, nel senso che lui sa che il fuck riguarda anche persone strane al mondo di YouTube, e per l'appunto ci chiede: da chi hai preso l'ispirazione, anzi la passione, scusa, per YouTube? A chi ti ispiri? Bella, salutami. Ciao, In realtà, adesso, momento serietà. Aspetta, devo fare una cosa che voglio fare da anni. Vai, Flavia, mannala. Allora, in realtà, come molti di voi sanno, io quando ho aperto il canale su YouTube non è che conoscessi tantissima gente, anzi, non conoscevo veramente nessuno, tranne che XanderGamer90, che era praticamente quello che mi ha dato l'input per aprirmi un canale, nel senso che ho visto. Però sali, forza.
Ho capito, è scomodo. Stavo dicendo che è quello da cui ho visto, insomma, cioè la mia reazione è stata: ah, figo, anche su YouTube si possono portare pure queste cose. A chi mi ispiro, in realtà, allora, diciamo che provo a prendere il meno possibile da altri youtuber, perché, cioè, nel senso che non è ispirarsi a un youtuber non vuol dire copiare lo youtuber, cioè fare quello che fa lui, il suo stile, perché uno, ognuno di noi deve avere un proprio stile su YouTube, perché il ragazzo che guarda YouTube guarda ogni youtuber, quante volte senti la parola YouTube, per lo stile differente, e quelli che rimangono più impressi nella mente di qualcuno sono proprio perché hanno uno stile proprio. Quindi io cerco di farlo con la telecronaca e con altre cose che però non ve lo posso dire, nel senso che fa parte di me, quindi non è che lo programmo. Marco Apprendi mi chiede: sarai promosso? No, perché se tu ben ti ricordi, Marco, pochi giorni fa ho caricato il video sulla scuola. Avevo detto che era rischioso caricarlo, infatti i prof l'hanno visto e adesso hanno deciso di censurare la mia presenza dal mondo inventato e anche quello non inventato. Visto che io non sarò promosso, Francesco Alfani dice... L'ha detto. Voi non sapete cosa ho detto, però... Io sì, ho letto il commento. Ho detto una cosa non bellissima. I commenti l'ha detto, nel dubbio lui è sparita. Ok ragazzi, attenzione perché è arrivata l'ultima domanda del giorno. È arrivata, chi è arrivata? Vabbè, qualcuno è arrivato all'ultima domanda del giorno. Qualcuno è arrivato. Chi è arrivato? Un commento, un è un qualcuno che ci fa la domanda ed è Alessio Barsotti. Bro, perché mi fai le domande? Quindi io sto a fare cosa? La domanda. Ah, va bene, ok. Allora, però lui mi ha detto di farla. Però la spalla sta bene. Allora, io, barra mio padre, barra Alessio Barsotti, barra Fabrizio Barsotti, ci chiede: fuck, due persone a casa si devono baciare. Io direi voi due, visto che siete cugini. Col cazzo! In che senso? Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Sì. Fammela spiegare. La conclusione è praticamente dobbiamo baciarci io e lui. Perché comunque, lei è contentissima perché vedere due omosessuali che si baciano è sempre bello. Quindi bro, facciamo, allora, facciamo che io mi metto così e te fai tutto il lavoro. Come ti metti tu? Il lavoro. Sì, vabbè, è un momento imbarazzante, è un momento che ovviamente chiuderò il canale dopo questo video. A few moments later. Esattamente, le spalle. Bro, allora, com'è che si bacia un maschio? No, è un momento difficile. Io ho baciato solamente femmine fino adesso. So che sono un po' all'antica, però è così. Allora, no. E volevi! Guarda che faccia, guarda che faccia! Non se l'aspettava! E quindi spero che questo fuck insieme a cugini vi sia piaciuto. E in caso lasciatemi un like qui sotto nei commenti, come dovete lasciare like. Like, dovete commentare con like, scritto proprio come vedete in sovraimpressione. Comunque, lasciate un mi piace, commentate qui sotto, anche con una domanda per il prossimo Fact Time e anche con se volete essere salutati. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione per i miei social, ma anche per il suo Instagram e il suo Instagram. Quindi io vi do appuntamento con i prossimi video in settimana e con il super episodio di Carriera che uscirà domenica. Bella, raga. Yeah. Non c'è un senso a questo tempo che non ha il giusto peso, quello che mi ha un ricordo più importante, però arriverò con te, ma non so. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazionale. Cantar